idea mi è venuta perché mi è sempre piaciuta intanto la civiltà contadina di una volta, perché sono sempre andato, quando ero piccolo abitavo con i miei nonni, andavo sempre dai contadini ad aiutarli qua e di là, e così mi è venuto in mente di ricreare qualcosa che ormai non c'è più, insomma, anche per farla vedere agli altri, anche per me, vengo giù, mi guardo e così mi piace rivedere così. Quando ero piccolo ce n'erano ancora cucine abbastanza simili a queste, c'erano certi vecchietti che abitavano ancora su queste cucine qua, c'erano ancora. Beh, ce ne sono tanti, per esempio il focolare, una volta era il centro della casa dove si faceva da mangiare tutto, la polenta, si chiamava il larin, diciamo, ma il larin era questo. Il larin era molto più grande di questo qua che ho qua io, perché si chiamava larin perché rotonda, perché si sedevano tutti attorno al fuoco e stavano al caldo. E dopo c'erano le pentole per la polenta che si chiamava cagliera. E tante cose, c'era per tostare il caffè, si chiamava la baia del caffè, tante E cose. la credenza, per La esempio? credenza, sì, questa si chiamava la credenza, insomma, E e quella, si chiamava, quella per mantenere i cibi che non entrassero le mosche, si chiamava la mosca roia. Dopo c'era la madia dove mettere la farina per la polenta, che è quella là, si acciava il coperchio e dentro si metteva la farina. Noi la chiamavamo la panera o la bottaora. Dopo c'era la specchiera dove farsi la barba, pettinarsi, le varie per prendere tipo per prendere la polenta si chiamava la sesola, che è quella sopra là. E la cucina era il centro per mangiare, per tutto, perché dopo alla sera non stavano in cucina, perché andavano a fare il filò nella stalla, perché era il locale più caldo In cucina invece dovevano risparmiare la legna, si scaldava, si faceva fuoco solo per fare da mangiare. Quando sono andato in pensione ho detto, qua c'era un po' di tutto, c'era tanta roba, ho detto tiro fuori tutto, e che no, roba che non serviva più neanche, e tiro fuori tutto e mi ricreo la mia passione qua dentro, insomma, ho fatto i presepi, li mettevo qua, tutte quelle altre cose, le avevo su un altro posto, tutte una sopra l'altra. E ho detto, ricostruisco qua, questa era una stanza unica, ho fatto una parete in legno qua, e qua dentro ho ricostruito questa cucinetta qua, piano piano. Ho fatto tutti i mobili, tutta la tavola, le sedie e tutto. C'era una bella foto dei reduci della Prima Guerra Mondiale che la stavano buttando via, io l'ho recuperata, l'ho messa a posto e l'ho appesa qua. C'è anche un Sant'Antonio che era patrono delle case una volta. E quello là è del 27. È un carretto, ci vuole tanto tempo, anche perché quando inizi non è che vai subito a finirlo, lo lasci là, lo riprendi lì là, ma ci vogliono tante ore perché bisogna curare i particolari. Perché una cosa quando si fa non si deve fare superficialmente, mi hai capito? Deve essere tutto come era.